sui nostri skateboard. Siamo qui, divertimento è servito. Siamo qui, ce la spassiamo per ore. È il segreto dell'amico e del cuore. Nuove avventure. Qualcosa di ancora più dolce. Una mega torta! Sto sognando? Sorpresa! Oggi è il mio compleanno! Wow! Non sapevamo che compissi gli anni! È per questo che è una sorpresa! Ma non dovremmo essere noi a fare una sorpresa a te! Beh, non è facile sorprendermi, per cui organizzerò una giornata segreta a sorpresa per giocare con le mie amiche. Una giornata segreta a sorpresa, cioè una festa di compleanno con tanto di giochi da scoprire? E come si gioca? Dietro ognuna di queste porte c'è un'attività legata al compleanno. E dobbiamo realizzarle tutte prima che finisca il giorno del mio compleanno. Ok, se sto sognando, non svegliatemi, grazie. Forza, andiamo! Insieme! Hashtag armadio dei sogni! Sento così speciale! Come se fossi una principessa! Porta. Tutte insieme! Apri quel tesoro! Sì! Oh!
E il mistero della settima porta è stato risolto. È meglio di una ciliegina sulla torta. Buon compleanno! Vi ringrazio! È stato un compleanno principesco veramente epico! Chi avrebbe mai detto che il bello di una sorpresa fosse condividerla con le amiche? Vogliamo andare? Wow! Il compleanno è terminato, ma le amiche ci sono sempre! Anzi, le amiche ci saranno felicemente per sempre! Delfina ha detto di parlare con le fatine farfalle. Oh, guardate! Quella deve essere una di loro! Oh, pare che la montagna si trovi in un posto freddo. Dove le distese di neve sono a perdita d'occhio. Oh, so dove si trova! Dobbiamo andare nella terra invernale delle meraviglie. Ma da che parte è? Pare si debba andare con le ali. Avete visto com'è alta? Coraggio, ragazze! Possiamo farcela! Non mi sorprende che nessuno sia mai riuscito a raggiungere la cima! È un'impresa quasi impossibile, ma sono grata di avere la possibilità di provarci. Sono grata di aver trovato la montagna. Sono grata che esista il karate. Io sono grata che esista la scienza. Sono grata alla mia famiglia. E io sono grata di avere le mie amiche. Grata di essere arrivata fin quassù in cima! E io sono grata per aver avuto voi due al mio fianco durante la scalata! Non so come stiate voi, ma io mi sento magnificamente! È per questo che sono grata alla gratitudine! Ehi, chissà quale premio ha in serbo la montagna per noi! Wow! Mi sbaglio, è la luce della Stella del Nord! È così caldo e così luminoso! Grazie, montagna della gratitudine! Quella era una notte carica di magia in tutta la casa. Non si muoveva nemmeno una creatura, nemmeno una. Sorpresa! Shani, questo è per te! Per me? Oh, grazie, Polly! Per te invece, Laila? Un cane e una slitta! Grazie, Shani! Polly! Perché non dai un'occhiata a quello che c'è dietro l'albero? Wow! Grazie, Laila! Sai che vado matta per la velocità! Oh, il bello è che regalando affetto si riceve affetto, vero? Devo ammettere che fare i regali è persino più bello che riceverli! Hai proprio ragione! È bello condividere e distribuire allegria! Beh, e noi qui di regali ne abbiamo un sacco! E un sacco di amici a cui poterli donare! Ma sono tutti nelle loro case! Come facciamo a raggiungerli tutti in una sola notte? Per fortuna questo è il periodo dell'anno in cui i sogni si possono avverare. Nonna! Per caso è quello il portale magico? È proprio quello che ci vuole per fare una sorpresa agli amici con i nostri regali. Ce lo puoi prestare? A condizione che me lo riportiate prima del tramonto, perché dopo ho un bel giretto da fare. Questa è la stagione dei regali. Vi conviene partire subito! Buone feste, Regina Delfina! Ti ringrazio, ma... Auguri di buone feste anche a te, Nicolas! Wow! Bella! Ti ho portato qualcosa per la palestra nella giungla! Sì! Una casa di pan di zenzero per il nostro omino di pan di zenzero! Mamma, ti ho portato un po' di compagnia! Per i pisolini col gatto! Principessa Ren, ti abbiamo portato tantissimi regali! Sì! Presto! Il portale si sta chiudendo! Ben
ritornate? Avete trovato tutti i vostri amici? Sì, e hanno molto apprezzato i nostri regali. Ora non ci resta che l'ultima sorpresa da consegnare. Nonna, chiudi gli occhi. Adesso puoi riaprirli. Wow, la somiglianza è semplicemente perfetta. Oh, grazie ragazze. La neve è fredda, ma tu hai un cuore veramente molto caldo, nonna Pocket. Oggi avete saputo dimostrare di essere molto generose e adesso è il mio turno. E a chi andrai a distribuire i tuoi regali? A tutte le persone che posso raggiungere. Aspettate, quale simbolo scegliamo? Questo? Cartone di succo? Potere mini viaggio! Wow! Ragazzi, siamo in una foresta tropicale! È fantastico! Forza, esploriamola! Guardate lì! Abbiamo uno scooter a testa! A me in rosa! Che cos'è quel posto lassù? Deve essere il cartone di succo della mappa. È un bar in perfetto stile tropicale. Quelle si chiamano capanne tiki. E c'è anche una musica fantastica. Questo pezzo è fortissimo. Sembra proprio il posto ideale per divertirsi e rilassarsi. Già, ma come faremo a passare sull'altra sponda per raggiungerlo? In effetti, l'acqua mi sembra un po' troppo profonda per poter attraversare a piedi o sugli scooter. Cerchiamo lungo la riva un punto dove l'acqua sia più bassa. Guardate queste bellissime pietre! Forse stanno a indicare che questo è un punto di passaggio. Strano, vero? Sapete, tutto questo mi ricorda qualcosa. Ragazzi, è straordinario! Devo filmare tutto per il mio vlog. Piccoli amici, sono Polly Pocket e con Shani e Laila vi do il bentornato nel mio vlog. Come potete vedere, siamo pronte per festeggiare Halloween. Travestimenti, dolcetti e brividi! Di solito facciamo dolcetto scherzetto insieme a Nicholas, ma per qualche strano motivo ha detto che quest'anno non può avvenire. E quindi noi tre abbiamo escogitato un nuovo piano. Vivremo un'avventura in viaggio super spaventosa. Potere mini Polly! Allora, dove andiamo adesso? Al parco divertimenti. Sì! Poteri mini viaggio! Certo, ora che il parco è deserto, c'è un'atmosfera davvero inquietante. Però io trovo che sia fantastico averlo tutto per noi. È vero! E sapete che cosa significa niente file? Andiamo! Oh, avete visto lì? Credo che sia passato un fantasma. Ti stai solo facendo influenzare dall'atmosfera spaventosa. Forza, facciamo un altro giro. Ehi, avete visto anche voi quella zucca? Forse non siamo sole come credevamo, dopo tutto. Molto strano. No, non può essere. Oltre a noi non c'è nessun altro qui. Che cos'era? Shani, avevi ragione. Il parco divertimenti deve essere stregato. Tutto questo è troppo spaventoso per me. Nicholas! Ci siete cascate! Ricordate lo scherzo che mi avete fatto lo scorso anno? Va via, va via, va via!
quest'anno lo scherzo è toccato a voi. Oh. Complimenti, Nicholas. Ci siamo cascati in pieno. In realtà devo anche ringraziarti perché l'idea mi è venuta guardando il tuo vlog. Sì, ma come hai fatto ad arrivare qui? Beh, diciamo che potrebbe esserci lo zampino di tua nonna. Certo, ovvio. Grazie a lei sono riuscita ad arrivare qui in anticipo e a organizzare tutto. Ok, Nicholas, è stato uno scherzo veramente epico. Ma il tempo degli scherzi è finito, è l'ora del divertimento! Questo è stato uno di... È arrivato un messaggio da Alianne. Questa sera concorso di canto al parco divertimenti. Mamma mia, ragazzi, è così entusiasmante! Sì, lo so, è straordinario poter ricevere messaggi dallo spazio. Secondo voi possiamo partecipare? Puoi scrivere anche noi, per favore? Aspettate, forse la nonna l'ha già fatto! Risultate già iscritte e c'è uno smile! Sì, è valsa la pena prendere lezioni di canto l'estate scorsa. Che ne dite di presentare quella nuova canzone che abbiamo provato? È il momento di mostrare le mie capacità di batterista! E la mia abilità con la chitarra elettrica! Bene, allora andiamo! Il parco divertimenti è perfetto per lanciare il nostro nuovo brano! Poteri mini-balli! Poteri mini-viaggio! Ciao ragazze, sono così felice di rivedervi. Abbiamo appena avuto un problema e l'impianto di illuminazione non funziona più. E senza le luci non possiamo andare avanti. Ragazze, ricordate quel campo di sfere da discoteca che c'è alla Malandia? Avete visto? È come un normale campo coltivato, solo che pieno di sfere da discoteca. Ma sì, certo. Non devi preoccuparti, sistemiamo tutto noi. Pronte, ragazze? Ciao ragazze, anche a voi è venuta voglia di un po' di glitter giardinaggio? Più o meno. In realtà ci stavamo chiedendo se possiamo prendere qualcuna delle tue sfere da discoteca. Il concorso di canto al parco divertimenti sarà di sicuro cancellato se non riusciremo a riparare le luci del palco. Cancellare uno spettacolo? Mai e poi mai! Noi Lama sosteniamo sempre le arti. Potete prendere tutte le sfere che volete. Ti ringraziamo con tutto il cuore, Dan. Hai proprio salvato la nostra giornata. Ed ecco un piccolo regalo speciale per voi. Oh, sono bellissimi! Grazie ancora, Dan. Vedrete tra poco qui sul trampolino, signore e signori, Polly Pocket! Sì! Vi ringrazio! Un grazie di cuore a tutte! Questo si chiamava il tuffo del cigno. Oh, che gran bel tuffo, Polly! Wow! Ma ricordati che devi prepararti per la festa di compleanno di Nonna Pocket! Oh, no! Ragazzi, ho bisogno d'aiuto! Non sono riuscita a scegliere un regalo per il compleanno di Nonna Pocket! Beh, proprio oggi lei compie gli anni! Non avere paura, Polly! Vedrai che troveremo qualcosa di speciale! Oh, ottima idea, Shani! Andiamo sull'arcobaleno! Via! Ci servono altri palloncini? Oh, già, saranno andati a prepararsi. Oh, vediamo, non so, ma forse ne serviranno degli altri. Oh, questo posto è magico almeno tanto quanto lo è Nonna Pocket! Ci deve essere per forza qualcosa che possa andare bene per lei! Secondo voi le piace il trono reale? Oh, peccato che non si sposti! Buongiorno, piccolina! Oh? Ragazze? Oh. Ops! Aspetta, Shani! Ragazze, secondo voi così è un po' troppo per la festa? Stai veramente bene! Solo che finora non abbiamo trovato il regalo giusto per la nonna e ormai ci resta poco tempo. Tempo? Tempo! Ragazze, possiamo andare al countdown dei compleanni. In pratica è la centrale dei regali di compleanno. Grande idea, Laila. Lì troveremo sicuramente qualcosa. Diamo il via alla missione regalo. Dividiamoci! Ah! Sì! E
non ha lasciato tracce o cose simili. Un bel niente! Praticamente è sparito nel nulla. Forse è a prendere altri dolci. Tutto quello che ho trovato per ora è una caramella. Sempre più di quello che ho trovato io. Oh, ciao, bell'unicorno. Dolcezza, dove hai trovato la corona di Goldie? Sembrerebbe molto pesante. Lascia che la porti io per te. Ah, perfetta. Ma sta molto meglio addosso a te. La chiave dorata! Goldie, cosa ci sei venuta a fare quassù? Ti cercavo ovunque perché volevo regalarti questo. Mistero risolto! Per me Goldie aveva sentito che c'era una sorpresa. E ha voluto ricambiare prendendo qualche bel palloncino. Ma si è lasciata letteralmente trasportare. Il caso è chiuso. Pronta? Meraviglioso! Il fatto di trascorrere una giornata in un cono gelato fa venir voglia solo a me. Di farsi una mangiata! Al banchetto dei gelati! Ricordatevi che per pranzo faremo un picnic! Sono così elettrizzata! Mia madre sta organizzando il pocket picnic di famiglia da giorni! Ehi cara, devo darti una notizia! La band che avevi ingaggiato tua madre per il picnic non verrà! Oh, caspita! Per mia madre questa sarà una delusione gigantesca! Oh, le dobbiamo dare una mano! Ti viene qualche idea? Se la band non può esibirsi al picnic, lo faremo noi! Che ne dite, ragazze? Conta pure su di me! Anche su di me! E c'è solamente un modo per riuscire ad arrivare sul posto velocemente! Polly, ce l'hai fatta! Certo! E che velocità! C'era la scorciatoia! Abbiamo fatto in tempo! Siete state puntualissime! Perfetto! Pronte, ragazze? Sì, beh sì, pronta! Pronta per che cosa? Sorpresa! Prenderemo noi il posto della band! Benvenuta, Littleton! Per favore, lasciate che vi presenti la Pocket Band! Musica! Devi credere in tutto ciò che fai, anche se piccolo sei, cose grandi farai, il tuo momento arriverà, il tempo lo dimostrerà. Non c'è sogno troppo grande che possiamo realizzare. Insieme a Polly Pocket noi ce la possiamo fare. Piccole ma fortissime, siamo ragazze con sogni grandissimi. Piccole ma fortissime, mille avventure per scoprire tutto il mondo. Noi se stiamo insieme non ci fermeremo. Pocheria alle piccole. Sei pronta? Scherzo? Che Halloween sarebbe mai senza uno spavento come si deve? Guardate! La pista dei biscotti che porta alla casa dell'omino di pan di zenzero! È il posto adatto per fare dolcetto o scherzetto! Chi arriva prima? Sono poi così sicura che questo sia il modo giusto per... Che cosa è stato? Non si vede niente qui. Io già lo sapevo che non c'era niente di cui aver paura. Dolcetto, scherzetto!
selezionate per partecipare all'annuale gara di dolci di Halloween! Ah! Ok, in realtà noi pensavamo di trovare i dolci, non di doverli fare. Una gran bella trovata, omino di pan di zenzero, bella veramente. Io adoro fare le gare di dolci. Cioè, ecco, a me piace guardarle, non ho mai fatto la concorrente prima. Un attimo, se questo è il dolcetto, qual è lo scherzetto? E infatti abbiamo un bel colpo di scena! Gli utensili e gli ingredienti sono nascosti lungo il percorso ostacoli! Questo è il mio genere di gare di dolci! Continuate così! Oh, oh, vai, vai! Corri! Forza! Un colpo di nuvole! Oh oh! Coraggio, Shani! Sento che ce la puoi fare! Oh! Ah. Sai davvero volare. Tu pensi di riuscire a insegnarmi come si fa? Mi piacerebbe allenarmi e sai che... L'allenamento rende perfetti. Sarò felice di farlo. Anche a me, per favore. Ma prima... Con due vincitrici vuol dire che i festeggiamenti raddoppiano. Per favore, puoi andarvi a prendere degli altri fiori, Polly? Certo, sta a vedere. Non vedo l'ora che inizino i fuochi d'artificio e anche la cena. Specialmente per la famosa torta di carote della mamma. Oh no, le carote! Oh, ecco, lo sapevo di aver dimenticato qualcosa. Tranquilla, mamma. Shani, Laila, abbiamo un problema di carote. Ci possiamo vedere nel mondo coniglietto? Ci puoi contare, Polly? Arriviamo subito. Grazie, ragazzi. Sapevo di poter contare sulle amiche. Torno subito con gli ingredienti mancanti. Ah, siete già qui. Ti va di scherzare? Siamo sempre pronte per la torta di carote di tua mamma. Presto, se non vogliamo perderci i fuochi. Andiamo. Attenta! Questa la prendo io. Se non era pronta per essere raccolta. Beh, non si può fare la torta di carote senza le carote. Eccone una. Evviva! Ma dove è andata? Seguite quel coniglio! Di squadra dà sempre i suoi risultati. Oh, sei proprio veloce, piccolino. Lo sai, vero? Oh, promettiamo di portarti una bella fetta di torta di carote. Questa è una Polly promessa. Forza, andiamo, ragazze. Oh.
può sapere come avete fatto a trovare delle carote buone come queste? Diciamo pure che è stato necessario un intervento conigliesco. Cosa avevamo detto? Tastare la neve camminando come pinguini. Piccoli passi con le dita dei piedi sollevate. Visto? In questo modo. Bonita! Cosa c'è? Oh, delle ragazze bloccate dalla neve! Mamma, sono Layla e Shani! Dobbiamo aiutarle! Oh no! Presto, prendiamo l'attrezzatura! Subito! No, aspetta. Non hai dimenticato qualcosa? Giusto. Ci stiamo avvicinando, Bonita! Ok, aspetta. Hanno diramato l'allarme valanghe in zona dopo l'ultima nevicata. E se usassimo questi? Perfetti! Ma non andare troppo veloce e stai attenta se vedi qualche avvallamento. Grazie, tesoro. Ma è anche merito di Bonita che è venuta a chiamarci per tempo. E adesso possiamo tornare al cottage. Cioccolata calda! Oh, beh. Ve la siete proprio meritata. Allora, che cosa abbiamo imparato oggi? Controllare sempre le condizioni della neve. Mettersi sempre in viaggio con un'amica, magari due. Portare con sé dei vestiti caldi. Oh, sì. E mettere sempre dei marshmallow nella cioccolata calda. Ah!